Allora, Chianti Classico Isole Olena 2008, una bella annata con l'estate, con dei periodi caldi, ma prima di vendemmia a settembre è stato fresco, le notti molto fresche, quindi è un vino che ha mantenuto un'estrema vivacità nell'acidità. Allora, 2008, profumi piuttosto intensi, soprattutto molto tipici della ciliegia nel Chianti, che a seconda delle annate può andare dalla ciliegia acida alla ciliegia rossa o ciliegia nera o addirittura ciliegia in conserva, nel sottospirito. Il 2008 direi una bellissima ciliegia rossa, quindi annata matura ma non stramatura. E poi nei nostri Chianti sempre un po' di note speziate. E poi a me ricordano molto, c'è molto bosco nell'azienda, bosco con cipresso, con l'erica arborea, con le essenze mediterranee, e mi sembra sempre di sentire una certa nota quasi resinosa nei nostri vini, che ricorda il bosco. In bocca l'impatto, il primo impatto non è mai di grande potenza, è un vino che si sente crescere nel palato e poi la lunghezza gustativa. Tannini presenti ma nobili, maturi, non avverdi e non aggressivi, e questo per me è un punto fondamentale nella viticoltura del Chianti, riuscire a fare vendemmie tardi per avere questo equilibrio tra tannini maturi e un'acidità presente ma non in eccesso. È stata un'annata molto particolare, dopo un inverno quasi assente, è stata un'annata che ha iniziato molto presto in marzo, quindi ha avuto un'alternanza di periodi caldi e periodi freschi e umidi. Il risultato è stata una stagione vegetativa molto lunga, vini che hanno una buona bevibilità anche da giovani, una bella dolcezza al palato, gradazioni alcoliche piuttosto importanti, vini che stanno piacendo molto al consumatore perché sono dolci, sono suadenti, molto, molto immediati anche per il consumatore. Che si dovrebbe iniziare a vendere il ceparello quando si smette di bere il ceparello quando si smette di bere Chianti, quindi dai 10 anni, dagli 8 anni in là, dagli 8 ai 15 anni, poi le grandi annate di ceparello facilmente vanno oltre i 20 anni. Il Chianti e il vitigno sangiovese sono tipici, con un'acidità abbastanza viva, quindi sono tipicamente dei vini che vanno bene con il cibo. Sia i tannini sia l'acidità del Chianti aiutano, accompagnano il cibo, forse un po' più difficili da bere fuori dai pasti, ma la cultura italiana è il vino con il cibo. Il Chianti è un vino facilissimo da abbinare, molto flessibile, può anche essere bevuto fresco con del pesce d'estate, è un vino molto facile da abbinare perché ha questa acidità viva e che lo rende molto facile sui cibi, però primi piatti, paste, carne bianca o carne di maiale che è un pochino grassa, quindi con l'acidità va bene, e il ceparello con carni rosse un pochino più importanti, con il cinghiale, con la bistecca alla fiorentina, certamente. Se poi è un ceparello vecchio, anche con certi formaggi può andare bene. Per noi il vino deve essere amicizia anche, salute.